Nel Teramano procede la campagna di vaccinazione anti-Covid. Nell'ultima settimana si è entrati nel vivo della seconda fase, quella relativa agli over 80, le forze dell'ordine e il personale scolastico e universitario. Sono oltre 5.000 gli anziani vaccinati dal 13 febbraio scorso, quando si è partiti da Ancarano, piccolo centro della Val Vibrata, per poi toccare tutto il territorio provinciale. Nella giornata di oggi le vaccinazioni verranno effettuate nei comuni di Valle Castellana, Cortino, Rocca Santa Maria, Atri e nella Valfino. Sì, adesso stiamo continuando con gli over 80. Sabato abbiamo fatto le scuole, l'università e le scuole, fino a 55 anni. Adesso stiamo aspettando che arrivi la circolare ministeriale che ci consente di usare l'AstraZeneca anche per fino a 65 anni e quindi riprendere il discorso con l'università e le scuole e nel contempo portare avanti tutta le altre fasce di persone che possono essere vaccinabili, per poi cominciare a programmare tutte le altre realtà che dobbiamo sottoporre a vaccino, a cominciare dal personale disabile, ecco, tutti coloro che i cronici e tutto, ecco. Dal punto di vista dei vaccini stanno arrivando, ci sono dei problemi, ci sono dei ritardi? Arrivano, ma non c'è una costanza, capito? Dobbiamo seguire con attenzione anche questo aspetto, perché come ben sapete i vaccini devono essere fatti in due dosi e quindi bisogna sempre mantenere un trend di riserva per consentire dopo l'effettuazione della seconda fase vaccinale. Il governo sta lavorando anche per identificare le strutture idonee per poi procedere alla campagna di massa? Sì, noi ci stiamo già lavorando, le indicazioni bene o male già ci sono, devono essere solo ufficializzate, ma noi già ci stiamo attivando per cominciare, anche se io le voglio dire una cosa sola, se io avessi i vaccini avrei già un'organizzazione per poter cominciare in maniera forte anche tutta la situazione, la popolazione da vaccinare.